Bentornati nella mia libreria. Oggi sono qui per presentarvi un libro che è stato per me una botta di vita, bellissimo per bambini e quindi non la solita lettura, però è molto valido. Il libro in questione è La piccola storia dei bambini di neve, il viaggio di Nina. Allora, la scrittrice è Sibylle von Olfers, se non sbaglio nata in Prussia, ed è una ragazza che fin da bimba ha dato modo di provare le sue doti artistiche ed era molto brava a disegnare. Questa ragazza era molto ambita anche dai giovani perché è bellissima, ora vi faccio vedere. Penso l'unica foto che si trovi, non so se se ne trova qualcun'altra, ma non ne ho viste in giro. Era una donna bellissima. Guardate che meraviglia. Però, nonostante avesse tantissimi corteggiatori, anche belli uomini, bei ragazzi, decise di prendere i voti. Ma non abbandonò la sua arte, perché frequentò una scuola d'arte già da ragazzina, quindi senza aver preso i voti prima, ma anche dopo lei continua a insegnare nelle scuole artistiche, continuando a formarsi nel suo percorso. Il problema si pone quando le riesce un vecchio malanno nell'area respiratoria polmonare che continua a fuoriuscire di nuovo, quindi non muore questa malattia curata male. Lei comunque viene anche in Italia per fare delle cure termali. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale è costretta da qui a spostarsi a Lubecca, nel paese dove stava attualmente prima delle cure termali. Stava insegnando a dei ragazzi, si stava finendo a formare, e quindi tornata a Lubecca dopo qualche anno si ammala gravemente e in 4 settimane viene stroncata a soli 34 anni. Questa è una cosa che mi ha fatto molto male perché bravissima, so che ha lasciato 10 libri nella sua brevissima carriera e era molto valida. Ora vi mostro qualche disegno. Innanzitutto guardate quanto è bella questa edizione. Il libro è scritto in rima ed è tutto così, ma è brevissimo il libro e ora vi leggo la prima pagina. Vabbè, bellissimo anche il titolo. Occhi alla finestra, Nina è spaventata, la mamma è fuori da un'ora. Lei si sente sola, perché non è tornata? Dove sarà finita? Nina aspetta ancora. Il cielo è grigio, il mondo quieto. Scende la neve, ballano gli occhi. Soffici e larghi in un vortice lieto, Nina sente il richiamo dei fiocchi. E questi sono i fiocchi. E innanzitutto leggere queste storie mi ricorda un po' la Melevisione che io adoravo da bimba. Mi sento tanto un personaggio della Melevisione. Però qui c'è da fare qualche considerazione, innanzitutto i disegni, cioè sono davvero pazzeschi, sono stile Art Nouveau, ma sono un qualcosa di unico e raro, cioè sono bellissimi. Della stessa collana c'è la piccola storia dei bimbi radice, se non sbaglio, sì, la piccola storia dei bimbi radice, che secondo me è ancora più bello perché ha delle tavole più con disegni che più mi stuzzicano, ecco, che più danno l'idea della terra. A me piace tantissimo l'elemento terra, quindi i boschi, le foreste, tutte queste cose qui. Quello forse mi ispira di più, anche se questo è molto natalizio ed è molto bello. Poi a me piace tantissimo l'ambientazione di Regina dei Ghiacci, queste cose qui, quindi l'ho dovuto prendere. Contate che il prezzo è 11,50, cioè sì, è brevissimo, ma solo le tavole lo meritano, diciamoci la verità. Quindi io ve lo straconsiglio questo. Vi consiglio anche l'altro e spero che Pulce Edizione ce ne cacci di nuovi, perché sono davvero belli, credetemi, sono davvero belli, unici, dei tesorini.
E poi vi ripeto, il prezzo è piccolo in confronto ad altri libri che, nonostante siano brevi, costano l'anima. Cioè, vi lascio con questo. Guardate che meraviglia, cioè bellissimi. Comprate La piccola storia dei bambini di neve, Il viaggio di Nina. Ragazzi, per oggi chiudiamo qui questo video natalizio di Christmas 2021. Non so come state messi voi, ma io questo periodo sto più che esaurita perché sto leggendo, sto facendo i mercatini con i miei amigurumi, sto facendo un botto e mezzo di cose e non so più dove sbattere la testa, ma nonostante tutto farò i video per voi, per recensirvi questi libri e per farvi passare un Natale meraviglioso. Io vi ringrazio per essere stati anche oggi con me, vi saluto dalla mia libreria e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!